Protestano gli animalisti a Caltanissetta contro il circo e l'uso degli animali negli spettacoli. Tuttavia sono molte le previsioni normative in Europa e in Italia, ma anche nel mondo, che si occupano di questo argomento. Non più tardi di 2 mesi fa, a Caltanissetta, una direttiva sindacale ha precisato che circhi e mostre zoologiche itineranti possono fare tappa nella città, purché siano rispettate le regole standard previste da legge e siano garantite le condizioni di benessere degli animali. Il circo per Caltanissetta e per l'amministrazione è la più antica forma d'arte che ci possa essere, per cui non siamo contro il lavoro di tutte le persone che gravitano attorno al circo, siamo sicuramente contro le violazioni. E contro gli animali, contro tutti gli animali. L'ordinanza che la città, che noi abbiamo fatto come amministrazione, è sola ed esclusivamente per tutelare il benessere degli animali, il loro benessere, i loro spazi, i loro bisogni. Mi sento ancora una volta di rassicurare i nisseni che abbiamo fatto tutti i controlli predisponendo la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario, ad andare a controllare se questi animali che hanno portato il circo, vi ricordo che sono solo animali di allevamento. Cioè, significa che sono abituati ad avere i loro spazi e il circo li tutela. Animali che sono una delle attrattive del mondo circense, insieme a clown, acrobati, giocolieri, equilibristi, domatori e prestigiatori, e le cui performance tra suspense e colpi di scena regalano grandi emozioni al pubblico.